Ciò che vediamo corrisponde a quello che esiste realmente? Che ruolo hanno i nostri sensi nel costruire l'ambiente in cui viviamo? Dilemmi fondamentali che attraversano la scienza, la filosofia e l'arte. Proprio al tema del rapporto tra realtà e percezione è dedicata la mostra L'occhio in gioco, al Palazzo Monte di Pietà di Padova. Circa 400 gli oggetti esposti tra dipinti, disegni e sculture, a cui si aggiungono fotografie, libri, oggetti di design e strumenti scientifici, per un percorso espositivo che si presenta ricchissimo di spunti e di richiami. Con una particolarità, accanto a una sezione dedicata all'arte, con opere di alcuni dei maggiori artisti moderni e contemporanei, ce n'è anche una incentrata sulla scienza, con un'attenzione specifica alle ricerche condotte nell'ambito della Scuola Padovana di Psicologia. L'idea di questa mostra è nata ovviamente con l'obiettivo di celebrare degnamente gli 800 anni del nostro Ateneo, e noi psicologi che venivamo dai festeggiamenti dei primi 100 anni della psicologia nel 2019 ci siamo ispirati alla figura di Vittorio Benussi, il primo psicologo sperimentalista padovano, e ai suoi interessi per la psicologia della percezione, e subito ci è venuto in mente un forte legame con l'arte e con l'arte ottica, l'arte cinetica, e in particolar modo con una realtà padovana molto importante, che è quella del gruppo N, un'avanguardia artistica locale, ma che, come la Scuola di Psicologia della Percezione del nostro Ateneo, fondata da Benussi, ha avuto una risonanza internazionale. All'interno del gruppo N, di particolare ispirazione per noi è stata la figura di Manfredo Masseroni. Manfredo Masseroni è una figura particolarmente interessante nella sua doppia veste, perché Manfredo Masseroni era un artista, membro importante del gruppo N, ma era anche uno psicologo della percezione. Quindi abbiamo le scienze umane, l'arte, che influenza il lavoro scientifico, e abbiamo invece poi il lavoro scientifico, il lavoro dello psicologo sperimentale, che avrà sicuramente avuto influenza sulla sua arte, sulla sua ispirazione artistica. Quindi da questo è nata l'idea di una collaborazione con i tre dipartimenti psicologici, con il Dipartimento dei Beni Culturali, e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura cercando di mostrare un percorso parallelo che facesse vedere come le stesse tematiche potessero essere trattate dal punto di vista della storia dell'arte, con i suoi propri metodi, e dal punto di vista della scienza, delle scienze della vita, la psicologia della percezione. Perché in questo percorso cerchiamo di mostrare tutte le situazioni che mostrano come da un lato ci siano effetti percettivi scoperti dagli psicologi della percezione, che poi gli artisti hanno saputo magnificare, valorizzare in maniera originale, e dall'altra abbiamo invece dei fenomeni ottici che sono stati scoperti dagli artisti e poi i psicologi della percezione hanno avuto il compito di spiegare. Questa sezione della mostra è organizzata in stanze, ognuna delle quali tratta in maniera monografica l'opera di uno scienziato che ha indagato in modo particolare alcuni fenomeni percettivi. La scuola riconducibile a Benussi ha trattato diversi fenomeni percettivi. Noi qua ci siamo limitati a tre personaggi che possono essere considerati fondatori, i quali poi dopo ovviamente hanno avuto allievi che hanno ampliato in diverse direzioni le indagini. I fenomeni sono, come vedete qui, Fabio Metelli, che studia la trasparenza fenomenica, cioè l'impressione di trasparenza generata dall'accostamento di superfici opache. Nella stanza di Cesare Musatti è protagonista l'effetto stereocinetico, cioè la percezione di tridimensionalità che è indotta dalla rotazione di oggetti bidimensionali. Nella stanza di Gaetano Canizza è protagonista il tema dei margini quasi percettivi, cioè bordi o lati di figure che noi percepiamo anche se non sono fisicamente disegnati. Quindi lo sviluppo segue questi fenomeni e in ogni stanza sono affiancati materiali scientifici
e corrispettivi o rimandi oppure risonanze, scegliete il termine che vi piace di più, in opere artistiche, in modo particolare con riferimento al gruppo N, ma anche con richiamo ad altri autori internazionali particolarmente noti. Quindi c'è un costante dialogo tra scienza ed arte, che è uno dei temi che più ci ha affascinato e più ci ha permesso anche di imparare, perché alcune cose sono state una piacevole scoperta anche per noi. Studiare la percezione e soprattutto studiare le illusioni ottiche ci permette di capire come funziona l'occhio e come funziona il mondo. Quello che noi vediamo non è un'immagine della realtà che si forma così come si forma una fotografia. Non è che apriamo gli occhi nel mondo e vediamo oggetti già formati che arrivano semplicemente nella nostra testa. Qui, per esempio, se vedete alle mie spalle, vediamo un quadrato bianco. Eppure, se seguiamo con gli occhi il contorno, il quadrato bianco non c'è. Ecco, questa è una caratteristica illusoria sicuramente, ma rivela un meccanismo della nostra percezione, ovvero che per esempio preferiamo vedere delle forme compiute, d'accordo? Qui dietro, se guardiamo bene, scopriamo di vedere un quadrato verde che è coperto da questa struttura bianca e poi vediamo un ulteriore quadrato rosa. Ma a ben guardare non c'è né un quadrato rosa né un quadrato verde. Il nostro cervello crea e completa, si dice in gergo, amodalmente, ciò che manca della figura e ci fa vedere un quadrato verde lì dove un quadrato verde non c'è. Studiare tutte queste cose ci permette di capire quali sono le regole che governano come si forma il mondo percettivo della nostra testa. La cosa interessante è che, per esempio, le tavole che io vi stavo mostrando adesso non sono nemmeno delle tavole sperimentali di psicologia della percezione, ma sono addirittura delle tavole artistiche di esponenti del gruppo N, questo gruppo artistico legato a Padova, che sfrutta proprio i principi della percezione per realizzare delle opere d'arte. Il gruppo N è stato uno dei nuclei principali di una tendenza internazionale di artisti giovani, siamo proprio nei primissimi anni 60, tra l'altro il gruppo N rimane coeso tra il 1960 e il 1964, quindi davvero 5 anni. E dicevo, uno dei nuclei principali di questa grande tendenza internazionale che prende come oggetto del proprio lavoro non tanto il tracciare delle figure o esprimere lo stato d'animo dell'artista come in altre occasioni, ma capire come vediamo. Da qui infatti si apre il ponte con quello che si studiava a Padova nell'università con la scuola della psicologia della percezione. Ci sono questi artisti, appunto, tra cui il gruppo N, forse con un'intensità difficile trovare altrove, che si occupa proprio di questo, si occupa di capire il processo percettivo e come lo capisci se non usando quelle soglie per andare sotto, date dall'effetto ottico, dall'inganno ottico, dall'illusione e tante altre cose che ci portano appunto dietro, nelle strutture, nella macchina della nostra percezione. Un esempio che è diventato caratterizzante il gruppo N è un lavoro come questo, pensate, firmato da tutto il gruppo, che nella sua radicalità, anche rispetto alle tendenze internazionali, ha avuto il coraggio, come pochi altri, di non mettere più in primo piano il singolo ideatore, ma l'idea, che certo è del singolo, veniva discussa, verificata in gruppo e alla fine la firma era di gruppo. Salvo poi, dopo lo scioglimento, ricordare chi era stato l'esecutore materiale. Allora, questa opera del gruppo N, in particolare eseguita da Tony Costa, che sfrutta, Alberto Biasi la descrive benissimo, e dice, è come se avessimo preso una tela di Fontana, quello che fa i tagli, e però avessimo portato la pratica dei tagli a ridurre la tela completamente in brandelli, in striscioline.
e poi queste striscioline sono state prese e disposte secondo una sequenza che crea questo effetto ottico. È dato dal fatto che la striscia di tela, passando dalla cornice, attaccandosi al centro e poi tornando dall'altra parte della cornice, ha una torsione su se stessa che avvita la luce e ci fa percepire una figura che in realtà non c'è. È una figura che risulta dalle ombre create da questi avvitamenti della luce nell'opera. Quando io mi sposto, la figura inizia a cambiare, a mutare. Quindi ci rivela un cangiantismo delle cose di fronte al quale la nostra percezione cerca continuamente di trovare un senso a questa figura che cambia, cercare di capire che cos'è. Si passa da un trapezio a una figura un po' a farfalla, più lanceolata. E insomma, è la nostra volontà di strutturare, di interpretare quello che ci appare, che viene continuamente messo alla prova, bombardato in qualche modo da questa percezione. Un altro lavoro che è memorabile del gruppo N, e ricordo che qui siamo nella ricostruzione che abbiamo fatto per questa mostra del padiglione che loro avevano nella Biennale di Venezia del 1964, che segna il momento apicale non solo del gruppo N, ma anche di altri colleghi di questa tendenza. Questo è un lavoro di esecuzione Alberto Biasi, fatto per stimolare continuamente la nostra percezione con colori, con dischi colorati che girano su perni eccentrici, in modo che quello che vediamo ha un movimento non immediatamente decodificabile, perché si apre e si restringe a seconda di come il disco gira sul perno, e quindi appunto dà l'illusione di essere come una macchia di colore che si contrae, che si pulsa, che si allarga e si restringe. La mostra è frutto della collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Università di Padova, nell'ambito delle iniziative culturali per gli 800 anni dell'Ateneo, e rimane aperta fino al 26 febbraio 2023.